Allora, arriva anche la vittoria in Coppa dopo la goleata dell'andata, c'è cioè quella del ritorno, anche se questa partita ha rischiato di non essere continuata. Sì, esattamente, per un problema di luci di campo, ma per fortuna l'abbiamo portata a termine e siamo usciti con una vittoria, quindi siamo contenti per questo. Allora, lo chiediamo a te anche una questione tecnica, non chiediamola al mister e a Luca Di Cicco, molto movimento e soprattutto molte soluzioni per Alessio Caporaletti, il mister che con questa partita ha potuto provare diverse soluzioni, non le stesse, e tra l'altro non è stato neanche tradito. Esattamente, stiamo lavorando dal 19 agosto e questi sono i frutti del mister in settimana. Lavoriamo e questi sono i frutti di quello che prepariamo grazie a noi e grazie al mister che ci ha dato questo. Mister, gli impegni adesso cominciano a susseguirsi, è un periodo molto importante perché c'è la Coppa, sabato, domani innanzitutto si torna subito in campo per preparare la sfida con il Genzano, si deve subito archiviare questo passaggio di Coppa, almeno per il momento. Sì, intanto buonasera. La stagione è complicata, lo sapevamo, abbiamo una rosa abbastanza profonda, lo dico sempre, posso contare su tutti, siamo magari un pochino corti sugli under, ma abbiamo visto oggi Jacopo ha fatto bene, Marac per noi è una garanzia, anche altri ragazzi che si affacciano come Chierchia oggi piano piano stanno entrando insomma nei nostri ritmi, purtroppo si è fermato Diego per un risentimento muscolare, Cimini, speriamo non sia nulla di grave, ma è normale, è dato dal ritmo gara, quindi i ragazzi si devono adattare in fretta. Gli over gli stanno dando una mano, veramente un gran bel gruppo, sono contentissimo di questo e va bene così. E Di Cicco, come si può gestire questi movimenti, questi momenti soprattutto, perché poi con il tempo effettivo si hanno poche soluzioni e soprattutto pochi attimi per poter ragionare. L'esperienza conta tantissimo, soprattutto con i giovani? Sì, esattamente. L'esperienza ti insegna che devi comunque sempre giocartela, perché comunque il tempo effettivo ti permette sempre di recuperare una partita o di magari di ribaltarla, quindi non è mai nulla per finito, diciamo.